alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. È possibile una visione medica, cioè fatta da medici, più ampia della classica ricetta con il farmaco da richiedere in farmacia? E quanto è importante una visione psicosomatica in un approccio al paziente da parte di un medico o di un operatore sanitario? Ne parliamo in questa puntata con lo straordinario dottor Raffaele Fiore, che vi chiedo di ascoltare nella sua interezza per tutte le bellissime suggestioni ed esperienze che ci è venuto a raccontare. E non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali, Telegram, YouTube, al gruppo Facebook. Insomma, facciamo crescere questa community, magari anche interagendo con noi. Come? Scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica alla ricerca dell'anima podcast@gmail.com e noi per quanto possibile vi risponderemo o direttamente oppure in una puntata. Ed ora vi lascio la puntata di oggi. Ciao Giampaolo, ben trovato. Ciao Fabio. Come stai? Io molto bene. E io anche, perché oggi sono davvero molto contento di avere l'ospite che stiamo per presentare qui con noi. Lui tra l'altro è molto seguito su YouTube, nei video del canale della libreria esoterica Cavour. Lui è un medico, è laureato in medicina e chirurgia, ma negli anni ha acquisito e ottenuto svariate specializzazioni e ha allargato i suoi orizzonti e le sue competenze dall'omeopatia all'omotossicologia e anche alla psicoterapia. E lui è il dottor Raffaele Fiore. Benvenuto Raffaele, è un piacere averti qui. Un piacere mio, grazie per il vostro invito, veramente, grazie mille. Senti, intanto mi interessava chiederti un po' il tuo percorso, nel senso che tu nasci medico, come abbiamo detto, nell'accezione più comune del termine, no? Però appartieni a quella categoria di medici che secondo me ormai sono decisamente tanti, che non si limitano più a dire il farmaco da prendere è questo, te lo scrivo sulla ricettina, vai in farmacia e prendilo, ma iniziano ad avere una visione più ampia di quello che la persona che hanno davanti, il sintomo che quella persona sta portando ad analizzare, a conoscere e quindi un po' il rapporto che c'è con quel sintomo e quella stessa persona. Quindi mi piacerebbe capire come sei arrivato, se in un certo senso c'è stato questo percorso certo, o se hai sempre pensato in quella maniera più ampia. È una splendida domanda, mi auspicavo che me la facessi. Bene. Perché da qui parte tutto. Posso dire questo, potrei rubare una frase cara al grande Massimo Recalcati, dicendo che molto spesso la verità nasce da un inciampo, lui ama molto questa parola. Io ho inciampato a un certo punto. Che cosa è accaduto? Beh, prima di tutto un percorso personale di sofferenza che non ho mai nascosto. Io sono stato paziente, insomma, per molto tempo negli anni 70. Non mi dilungo mai sulle caratteristiche del mio soffrire, ma posso dire che mi ero accorto che c'erano delle parti
che non si potevano governare dal punto di vista farmacologico, ma che avevano una sede altrove, questo sulla mia pelle, no? Quindi è chiaro che si tratta di problematiche di tipo nevrotico, no? Che mi fecero anche perdere un paio d'anni di università, quindi abbastanza incisive. Ma il vero inciampo accade quando uno si laurea poi alla fine in medicina, no? E quindi crede di aver assunto delle competenze, crede di avere in mano uno strumentario efficace dal punto di vista della sofferenza, e poi inevitabilmente questo dà una certa carica egoica e una certa carica di onnipotenza, no? Che inevitabilmente inciampa. Inciampa nel momento in cui crede di poter esaurire la conoscenza dell'uomo attraverso la soppressione dei sintomi. Come mi accade? Con un fatto familiare. In famiglia accade una patologia di tipo neurologico nei confronti della quale la medicina era, oserei dire ancora oggi, abbastanza impotente dal punto di vista risolutivo. E mi costrinse, e si trattava di, non mi dilungo perché ci sono molti video in cui parlo di questo, no? Si trattava di una sclerosi multipla, che io stesso da medico, sai, il medico viene laureato, fa l'esame di Stato, prende il massimo 2 voti all'esame di Stato, si sente un padre eterno, poi quando gli capita in famiglia una diplopia che non riesce a interpretare, non si accorge che ha sotto gli occhi una sclerosi multipla. Allora che cosa succede? Che mi sono attivato perché sentivo che c'erano risorse altrove, ma non sapevo dove trovarle. Quindi a un certo punto della mia vita, io ero laureato da pochi anni, sarò stato laureato da 4-5 anni, a quel punto ho cercato altrove e ho incontrato, invece che un medico, invece che un maestro, un prete, che poi era Don Sergio Chiesa, grande scrittore, non ha mai fatto segreto del suo percorso clinico, ci ha regalato un sacco di indicazioni utili. Lui stava per fondare in Italia il metodo alimentare Kuzmin, che basava le sue capacità terapeutiche su una revisione della dieta, no? Come se in qualche modo ciò che ci fa può decidere se costruire, alimentare la patologia o lavorare in altro senso. Questa cosa mi spiazzò per la semplice ragione che ancora oggi, quando tu vai in un ospedale con una gastrite, difficilmente ti scansionano, ti invadono, ti pervadono, ti curano adeguatamente, ma non ti chiedono manco cosa hai mangiato ieri. Manco gli passa per la testa: ma scusi, lei cosa ha mangiato ieri? È che sarebbe la cosa più logica. Allora io sono partito da lì, e da lì mi si è aperto un mondo, cioè che si poteva arrivare alla terapia da una infinità di strade. E quindi ho cominciato a sondarne alcune. Oggi, quando parlo di terapia ermetica, in realtà parlo soltanto di tutte quei percorsi che possono portarmi alla comprensione dell'altro, ma che non si esauriscono solamente in quelli che io cito, ce ne sono infiniti. Però sicuramente quelli che mi hanno interessato di più sono stati quelli dell'omeopatia, perché in qualche modo ho scoperto che un veleno in dose poteva diventare un farmaco. Noto la nux vomica, la lachesis per esempio, no? La conitum napellus, che era un rimedio della stregoneria, che oggi diventa uno dei rimedi più interessanti dal punto di vista psicoterapeutico per le crisi d'ansia, per la paura, eccetera. Che le persone non erano tutte omologabili, anzi, che le persone erano differenti l'una dall'altra. E quindi cominciai di volta in volta a dedicare 4 anni a ognuno di questi temi, perché bene o male diventare omeopata ti richiede 3-4 anni, diventare psicoterapeuta. Io ho, e questo non voglio che sia un elemento di vanto, ci mancherebbe, ma io ho due specialità in psicoterapia, perché inizialmente mi ero innamorato dell'ipnosi, ancora oggi lo sono molto, e quindi sono diventato psicoterapeuta ipnologo. Poi in un secondo tempo fui affascinato dalla psicosomatica, che guarda caso era anche il tema della mia tesi di laurea,
e entrai a Rizza, dove entrai proprio come l'ultima ruota del carro e incominciai a innamorarmi della psicosomatica e di tutti gli aspetti che apre questo mondo, e poi con il tempo sono diventato insegnante. Adesso ormai insegno da 15 anni a Rizza, no? Direi che nasce tutto proprio da un fallimento, quindi i fallimenti sono benedetti. Nel momento in cui mi sono reso conto che gli strumenti che omologavano tutti gli esseri umani, che non vedevano le differenze individuali, che non si occupavano del terreno di un individuo, che sai, in ospedale ti trattano un linfatico come un nervoso, come un bilioso, questo è un errore gravissimo, no? Sono mondi completamente differenti. E allora questo mi ha dato più strumenti interpretativi, e mano a mano che entri nel mondo della medicina ti accorgi che è fondamentale il tema dell'individualità. Ecco perché poi sono diventato junghiano, perché i processi di individuazione sono al centro del nostro lavoro, no? Poi sembrano tutte parolone, alla fine sono tutte traducibili in, come posso dire, in consapevolezze e in azioni consapevoli. Alla fine poi quello che conta è l'azione nella vita, come diceva Goethe. Ecco, tu hai già citato appunto quella che è la terapia ermetica individuale. Sì. Ce ne vuoi un po' parlare, per quanto possiamo parlarne? Ma guarda, io non vorrei scandalizzare i colleghi che mi stanno ascoltando, però se vi è arrivato all'occhio magari quel mio librettino che si chiama Creatività Medica parla un po' di questo. Perché i medici, come dicevi giustamente prima, hanno espresso negli ultimi anni parecchie inquietudini nei confronti delle linee direttive della medicina e hanno cominciato a pagare di persona, cioè incarnando loro stessi il disagio esistenziale con malattie psicosomatiche del medico oltre che del paziente, e quindi ha cominciato il medico a capire che cosa stava venendo meno. Stava venendo meno la propria creatività, perché nella visione protocollare e nell'omologazione della medicina sparisce la creatività del medico, e siccome il medico non appartiene a una scienza ma a un'arte, perché quella medica è un'arte, ha dovuto in qualche modo, sta cercando di recuperarla. Quelli che vengono da me con le loro inquietudini, sto parlando dei colleghi, mi stanno chiedendo di aprirli a un mondo, e allora questo mondo l'ho chiamato ermetico, nel senso che bisogna avere qualche conoscenza di astrologia. Perché quando ci troviamo di fronte, per esempio, all'espressione sessuale di una donna che ha una grande Venere, per esempio, nel proprio cielo, no? Come potrebbe essere una donna del Toro o una donna della Bilancia, e ci accorgiamo che sono due personalità molto differenti, perché una viene in primavera, l'altra viene in autunno, una è molto elegante, introversa, saturnina, insomma così, l'altra, quella della primavera, quella del Toro, è molto colorata, è molto esuberante, no? Eccetera. Quindi io credo che un'occhiata al cielo, così come la dava Galileo e lo stesso Newton, e non sto citando degli ultimi arrivati, valga la pena, non parliamo poi di Giordano Bruno. Poi riporto l'individuo al proprio tradimento individuale, cioè a quello che è stato il momento in cui ha tradito il proprio talento. Dietro una malattia umana c'è sempre un tradimento dell'anima. Ed è inutile rimandare sempre tutto e soltanto alla fisicità e alla corporeità, perché quello è uno dei tanti aspetti, forse il più greve, importante, ma sicuramente il più greve di tutti gli altri. Di solito dietro una patologia c'è un tradimento. E quindi bisogna un po' sondare questo aspetto, quindi ci va anche una buona analisi di tipo junghiano all'interno del mio lavoro. Poi ti ripeto, scusate, è passata un'ambulanza, ecco, mi rifaccio a quelle che sono le categorie dell'antica medicina, quelle che ti ho citato prima, quindi individuo nell'altro la caratteristica linfatica, biliosa, nervosa, insomma faccio una cartella ermetica in cui ci sta dentro di tutto, cioè ci sta dentro il sogno, ci sta dentro l'intuizione, ci sta dentro il talento individuale di tipo più o meno creativo, artistico, linguistico, musicale. Per me nella terapia deve entrare tutto.
quando entrano tutti questi aspetti accade una cosa strana. E ripeto, questo non è assicurato, non è affatto assicurato, perché ci vuole anche un livello empatico, cioè ci si deve anche un po' innamorare del terapeuta e un po' innamorare del paziente. Quando accade questo e quindi si genera una relazione, cioè quindi una linea retta tra i due, e comincia ad intervenire un terzo elemento, che è qualcosa di superiore, che è indecifrabile. È un po' come se questa relazione fosse vista dall'alto e a volte accadono dei miracoli insperati, delle evoluzioni in cui, se siamo fortunati, la patologia perde il proprio significato. Per me la patologia è sempre l'espressione alternativa a un atto creativo, ecco, nell'umano, e soprattutto quelle acquisite durante la vita, no? La piccola bambina silicea, magrolina, biondina, con i polsi sottili, che diventa una cinquantenne obesa, no? Con pochi capelli, eccetera. E lì il tradimento ce lo dice anche il corpo, molto chiaro, no? La bambina che voleva fare la danzatrice, che finisce a lavorare in un'assicurazione per 8 ore al giorno. Questi tradimenti sembrano a volte banali, ma sono al centro della nostra sofferenza. Ecco, io metto tutti questi elementi all'interno. Adesso uno per uno sono difficili da citare tutti quanti. In alcuni casi, quando la sofferenza nasce da una problematica relazionale, beh, mi tocca anche andare a scomodare Gurdjieff e il suo enneagramma, che ho studiato qualche anno fa e che mi è stato molto utile nel capire come si possano creare delle situazioni di mobbing all'interno, per esempio, di un ambiente lavorativo, e di come queste a loro volta sono state, ma non solo attraverso i miei occhi, anche di alcuni oncologi particolarmente illuminati, e oggi ce ne sono molti, meno male, che basta e avanza solo quello per generare, per promuovere un'azione oncologica in un individuo. Ecco, Giampaolo, Raffaele ha parlato del tradimento dell'anima. Quante volte ti è capitato di trovartici davanti nella tua esperienza? Come stava dicendo Raffaele, è una cosa estremamente comune, perché a parere mio, e poi mi piacerebbe sentire lui, purtroppo noi l'anima la tradiamo il più delle volte senza rendercene conto. È un tradimento sottile e silente che non si rende sempre evidente, quindi si perdura nel tempo. Anzi, a volte tradiamo l'anima nella convinzione di essere particolarmente rispettosi di noi stessi, e quelle sono le situazioni più difficili, no? Perché stiamo seguendo un'altra parte a cui possiamo dare il nome di personalità, no? Che se invade il campo può diventare molto dominante. Una volta Raffaele mi ha detto una cosa poche settimane fa che mi ha molto colpito, cioè ha detto sulle narrazioni che facciamo di noi stessi possiamo mentire, il sintomo non mente mai, vero Raffaele? Penso di poterlo riassumere così. Certo. E intendevi forse, sì. Forse questo, vorrei che tu la spiegassi questa cosa, perché mi ha colpito molto quando me l'hai detto. Guarda, hai proprio ragione. Cercherò, sai che questa, la materia di cui ci occupiamo noi è veramente sfuggente, no? E a volte è indecifrabile, no? Però a me capita, per esempio, un fatto pratico. Ecco, parliamo di un fatto pratico. Una signora che viene da me, che ha una relazione magari molto conflittuale con il marito, magari il marito è scomodo, magari non è molto grazioso e non è, è un po' aggressivo, eccetera. E alla fine della seduta, dice: ecco, chiuso, adesso da questo momento in poi io lo lascio, lo abbandono, lo lascio a se stesso, non mi interessa se è un bambino che non sa reggersi sulle sue gambe, eccetera, eccetera. Poi esce dallo studio, accende il cellulare, trova un messaggio del marito e risponde. E qui crolla tutto il nostro lavoro di un'ora. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Che dentro di noi c'è veramente una pletora di c'è
un consiglio condominiale che continua a litigare, in cui è difficile eleggere veramente un governatore, no? Ora, molto spesso ci sono delle parti di noi che parlano autonomamente e meccanicamente senza che ci sia un moderatore. Ora, quello che mi piace della quarta via è proprio questo, cioè il suggerimento di rimanere sempre presenti a ciò che sto raccontando al mondo di me, ma soprattutto, ancora più importante, ciò che sto raccontando a me stesso di me. È molto potente il linguaggio interno, perché inevitabilmente feconda il nostro cervello e lo modella. Quindi noi, nella terapia ermetica almeno, io cerco sempre di fare in modo che l'individuo sia sempre presente il più possibile. Sappiamo che ci sono aree di oscurità nella nostra giornata che totalmente ci sfuggono, però sempre presente al linguaggio interno, e che la presenza governi questo aspetto. Quindi c'è a volte un linguaggio che apparentemente sembra appagarci, perché va nel senso del quello che Gurdjieff chiamava il mi piace e non mi piace. Quindi un buon lavoro mi può dare un buon reddito, mi può dare una maggiore possibilità di benessere nella vita, addirittura mi rende più seduttivo, può agevolarmi nel creare una famiglia, una coppia. Insomma, questi sono tutti aspetti molto potenti, ma vanno nel senso dell'ego, quindi non vanno nel senso dell'anima, vanno nel senso di una distanza dall'anima. Ecco, l'individuo comincia a tradirsi lì. Allora, che cosa accade? Che mentre la parte egoica continua a nutrirsi di se stessa e soprattutto continua ad essere bulimica di tempo e di esperienze, perché sa che è una struttura a tempo, perché sa che morirà, l'anima, che invece ha un'altra sorte, viene profondamente spesso tradita, viene abbandonata, viene accantonata ed esprime molto più facilmente sul corpo fisico. Il corpo fisico non mente mai, invece. Ed ecco perché poi si traduce in una somatizzazione che può anche diventare clinica, perché una cosa che mi ha insegnato, per esempio, l'omeopatia, molto importante, è che si passa dalle fasi umorali, cioè in cui io ho dei sintomi ma non ho niente nelle cellule, alle fasi cellulari, in cui poi qualcosa nelle cellule c'è. Quindi diventa poi anche un'espressione organica. Questo perché il corpo fisico è così vicino ai fenomeni dell'anima e più che mai anche a quelli dello spirito, perché l'anima non è che l'interfaccia tra queste due parti, che esprime più sinceramente, più onestamente il disagio di tutto il resto. Quindi che cosa t'accade? T'accade che t'arriva il grande manager che è ricchissimo, che ha la moglie bellissima, che ha l'amante bellissima sul lavoro, che ha tre figli bellissimi, che ha tre SUV nel garage, e quando arriva a casa una sera per caso parcheggia la macchina, una delle sue grandi macchine, nel garage, gli viene un crampo allo stomaco e comincia a piangere come un bambino. Ecco che quello è l'epifenomeno in cui l'anima comincia a fare capolino, in cui il sistema comincia a crollare. Ecco, e in questo senso il corpo fisico è molto più onesto di tutte le costruzioni che noi facciamo intorno, no, all'ego. Questa è la mia visione delle cose, poi ovviamente limitata, però ho notato che il corpo è molto, con il suo linguaggio d'organo, è molto più onesto. E quindi tutto sommato, scusate il termine poco scientifico, se ne frega di quello che noi pensiamo di noi stessi. Senti Raffaele, volevo chiederti una cosa proprio sul termine psicosomatico, no? Perché la psicosomatica ha una storia lunga di cui tu sei portatore e maestro, però questo termine ancora oggi nel collettivo, nella gente, nelle persone, ha quasi una connotazione a volte popolarmente negativa. Sembra che psicosomatico voglia dire inventato, no? Un sintomo che sto inventando, ma che in realtà non esiste. Se tu oggi nel 2021 dovessi dare una tua definizione di psicosomatico, che definizione daresti? Allora, direi che la cosa più
Bella, per assurdo, l'ha detta il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, no? Quando parlò del Leib e del Körper. Cioè, esiste un corpo meccanico, un corpo fisico, esiste una macchina, che è quello che troviamo nella sala settoria dell'anatomia patologica, ed esiste un Leib, un corpo immaginato. Allora, questi due corpi che sono compenetrati l'un l'altro nell'esperienza della vita hanno un territorio di confine, che non è molto ben decifrabile dal punto di vista scientifico, perché dal mondo organico passa al mondo dell'invisibile costantemente, ed è il sistema neuro-ormonale. Ecco, io credo che lì ci sia molto da capire ancora, molto da comprendere scientificamente, ma che ci sia anche qualcosa che non si comprenderà mai, perché questo rientra in quella dimensione teosofica del corpo eterico, no? Ecco. Una emozione si trasforma inevitabilmente in un'esperienza dell'anima. È un dato di fatto, e il linguaggio da una parte, dalla parte corporea e quella ormonale, neuro-ormonale. Dall'altra parte non possiamo conoscere la materia, perché per conoscerla dovremmo utilizzare le vie dello spirito, non le vie della scienza. Quindi per conoscere l'altra parte dovremmo frequentare molto di più un lama tibetano. Per esempio c'è un bellissimo testo di Geshe Rapten sulla meditazione, saranno, guarda, una trentina di pagine, che dice tutto quello di cui c'è da sapere su questo aspetto. Perché le emozioni hanno la capacità non solo di trasformare l'esperienza dell'anima, ma hanno la capacità di trasformare la corporeità. Quindi hanno la capacità poi di utilizzare il nostro corpo come una carta geografica, e con una propria logica che si chiama dimensione d'organo esprimere il disagio all'interno di quell'organo o apparato che rappresenta l'emozione particolarmente coinvolta in quell'esperienza. Sarà il rene per ciò che riguarda la paura, sarà il polmone per ciò che riguarda il lutto. Allora, ecco, per esempio, per quello che riguarda lo vediamo molto bene in questa infezione da coronavirus. Per ciò che riguarda il polmone, la fase secondaria, quella più temibile della malattia, che per fortuna non è così, cioè, voglio dire, non è così frequente come si possa credere, però è quella temibile. Ecco, io leggo in questa esperienza la paura di una separazione. Cioè, una cosa è certa, il coronavirus ci sta richiedendo l'abbandono di alcuni modelli, l'abbandono, ci sta chiedendo di morire a una vita per rinascere a un'altra. Di solito il polmone è quello che esprime meglio il dolore del lutto, e credo che in questo momento storico il lutto più grave al quale siamo chiamati è proprio quello di rinunciare ad alcune parti di noi che hanno generato questo momento storico, e che sono delle parti egoiche, quindi molto incollate a noi, ma anche molto nocive. Nichilismo, arrivismo, individualismo. La richiesta che ci fa questa patologia, secondo me, dal punto di vista simbolico, è proprio quella di imparare a separarci da queste parti tossiche per evolverci in un'altra direzione. Ed ecco che il polmone diventa l'organo significante in questo momento, quello che fa la differenza e quello che temiamo di più. Il conflitto poi si esprime lì. Quindi la psicosomatica è un continuo richiamo. È un continuo richiamo attraverso la neuroanatomia, la fisiologia, la patologia, è un continuo richiamo per assurdo alle parti sottili, alle parti invisibili che vivono dentro di noi e che non possono essere scotomizzate, non possono essere ignorate. Questo è per me, è una scienza che ha un piede nella clinica e un piede nello spirito. Non ne usciamo altrimenti. Se rimaniamo solo nel mondo della scienza, esiste un bellissimo trattato, esiste tutto il lavoro di Massimo Biondi,
Esiste un bellissimo trattato di psicosomatica che viene utilizzato a livello universitario, ma il linguaggio soltanto neurofisiologico non esaurisce il problema. Il problema è molto più ampio, bisogna cominciare ad avere il coraggio di entrare nei mondi sottili, quello eterico, quello astrale, quello mentale, che sono poi quelli sui quali lavoriamo noi quando facciamo gli psicoterapeuti, no? Ecco. Ti faccio ancora una domanda perché ci tengo molto. Il conflitto, no? Cioè tutta un'area che considera il sintomo, l'espressione del conflitto, e ce n'è un'altra che considera il sintomo, la risoluzione del conflitto. Tu rispetto a questo che cosa ti sentiresti di dire? Ho fatto, tra le altre cose, la scuola di Hammer e della nuova medicina molti anni fa, e su questo tema del conflitto se n'è detto di tutto, si è detto di tutto, no? E io non credo che si ottenga granché con la risoluzione del conflitto. Io ho una visione molto più mistica, io credo che si ottenga molto con l'abbandono del conflitto. Cioè, fin tanto che noi rimaniamo nella dimensione del conflitto, dobbiamo pensare a due forze che si oppongono e creano stallo. Quindi la patologia continua a rimanere nell'ambito dell'individuo, no? Continua a esprimersi. Io credo invece... Guarda, ti dirò le parole di un carissimo veggente che io ogni tanto frequento nei momenti in cui tendo a perdermi, e poi magari te ne darò gli estremi privatamente. E quest'uomo, che è straordinario, mi dice sempre: a un nemico, bene, il silenzio uccide il nemico. È fantastica questa interpretazione, e non è nient'altro che la vanificazione del gesto aggressivo nel porgere l'altra guancia. Io credo che quella sia l'azione più pacificante dal punto di vista psicosomatico. La risoluzione di un conflitto tende a regalare il senso dell'aver ragione a qualcuno delle due parti, e questo non risolve la faccenda. Mai. Tant'è vero che Hammer è bravissimo nell'interpretare la locazione, la dimensione corporea in cui si esprime quel particolare conflitto, ma non ci dà una risposta sulla terapia, non ci dice nulla. Qual è la risoluzione del conflitto? E qual è la risoluzione del conflitto? Perdonare mia madre che mi picchiava da bambino? Perdonare un abusante? Secondo me quello che conta di più è abbandonare l'esperienza, abbandonarla alla terra, abbandonarla al mare, abbandonarla al fiume, abbandonarla, uscire dalla dimensione proprio del conflitto. Questa è la mia esperienza, non so se può essere utile questa risposta, però è molto meglio. Grazie infinite. Figurati. Beh, io credo proprio di sì che possa essere utile a più e più persone questa bellissima risposta che Raffaele ci ha dato. E tornando un attimo al discorso sulla psicosomatica, Giampaolo prima diceva che viene vista un po' quasi in maniera negativa, no? A me è capitato di, parlando con altre persone, no, di in qualche modo affrontare l'argomento, e io ho sempre trovato che vi sia verso la psicosomatica ancora un approccio molto superficiale, nel senso che se una persona dice: ma mi hanno detto che potrei avere una cosa psicosomatica, però io sto bene, insomma, sono sempre stato, non ho particolari paturnie né altro, e quindi, cioè, non capisco perché dovrebbe essere una malattia psicosomatica la mia. E soprattutto quello che ho sempre visto è che ci sia una netta distinzione tra, ecco, quella potrebbe essere una malattia psicosomatica e quella invece no.
Ma non è che invece possiamo ritenerle tutte, no? A ragion veduta, in base a quello che abbiamo detto finora, le malattie psicosomatiche? Io comincio sempre una... E anche lì, quando io dico io, devo stare molto attento a chi mi sto riferendo, perché a quale parte di me sta parlando. Ma quando faccio l'insegnante, sostanzialmente io cerco di fare il traduttore. Anche con i pazienti lo faccio. Mi è capitato anche stamattina, anche se sono in ferie, ho voluto vedere una signora con una leucemia, insomma, un po' rognosetta. E perché il male non va in ferie. Noi sì, ma lui no, lui lavora 24 ore su 24 e gli pagano degli straordinari pazzeschi, no? Quindi il padrone del mondo paga molto bene. E, io comincio sempre le lezioni dicendo che nell'umano ogni malattia è psicosomatica. Perché se non si traduce, se non è un'emozione che si traduce in sintomo, è un sintomo che si traduce in emozione. Cioè, un professionista colitico come me, non più oggi, dopo tutto il lavoro fatto sulla dieta, sull'infiammazione, sul carattere, eccetera, ma uno come me, che all'esame di Stato di Medicina va 14 volte di corpo, hai capito? E non è che io quel giorno abbia cambiato dieta. E quel giorno io sono andato a fare l'esame di neurologia perché ero l'unico imbecille insieme a un altro amico, eravamo in due su tutta Milano a scegliere neurologia come nostra materia, è stato un po' tirarci la zappa sui piedi, però è andata bene, e quando mi sono seduto, nel visualizzare il fatto di sedermi di fronte a questo grande luminare della neurologia, sono andato 14 volte di corpo in bagno. Ora, in quel momento della mia vita, tutte le volte che per esempio un alimento mi produceva colite, io provavo paura, e quando provavo paura mi comportavo come quando mangiavo un alimento che mi dava colite. Quindi non si capisce mai se nasce prima l'uovo o la gallina nell'umano. L'umano è psicosomatico, le emozioni fanno parte, tant'è vero che questa mattina, quando ho visto questa signora, io avevo un solo progetto: vedere almeno un sorriso. E quando questa signora mi ha detto: guardi, io mi sveglio al mattino e ringrazio il mondo perché mi sono svegliata ancora questa mattina. E io, lei si aspettava probabilmente un'accoglienza più romantica. Io gli ho detto: no, guardi che questa cosa lei la deve consigliare a tutti, perché nessuno di noi può sentirsi in diritto di svegliarsi ogni mattina. Anzi, le dirò di più, lei si sveglia con un malanno che le dà anni di vita. Uno che si sveglia con un infarto a 6 minuti di vita. E la signora si è messa a ridere. Ecco, mai avrei pensato che sarei riuscito a far ridere quel volto quando l'ho visto la prima volta. E in quel momento ho capito che avevo avuto una reazione psicosomatica, no? Come quando noi diciamo una parola sbagliata a una suora e per quanto lei si senta sgamata e si senta forte, si senta autorevole, diventa rossa. Quindi noi siamo psicosomatici, tutti quanti, non c'è niente da fare. L'emozione cambia la chimica del nostro corpo, è così. Senti Raffaele, mettendosi dalla parte del pubblico sì. Che ci ascolta, facciamo una piccola esperienza. Supponiamo, e certo non glielo auguriamo, ma insomma può essere un evento anche di portata molto importante, come abbiamo detto fino adesso, supponiamo che qualcuno che ci ascolta sia all'inizio del proprio confronto con una patologia impegnativa, abbia saputo che da una diagnosi, no, che deve affrontare quel tipo di percorso. Molto spesso ci dicono: io non so bene che cosa fare, non so come orientarmi. Se tu dovessi dare una primissima mappa di accesso a quell'esperienza, quale potrebbe essere? Parto da qui. Io
do molta importanza alla narrazione che si fa in quel momento, no? Magari la persona ha ricevuto in modo brutale una diagnosi, che molto spesso è come il soggetto di un film, no? Uno si sente oramai di dover interpretare quella parte, ma non è detto che il film vada a quel modo. A me piaceva molto Fellini proprio perché cambiava in corso d'opera il suo soggetto, no? Io ho lavorato in ospedale, anche in reparti di chirurgia, perché la medicina per me è anche quello, e moltissimi anni fa ho avuto modo di stare vicino a un primario che era un uomo illuminato, anche se era un medico tradizionale. Quando gli capitava, siccome era in otorinolaringoiatria, quando gli capitava un paziente con un carcinoma della laringe, magari forte fumatore, eccetera, sapendo che poi l'intervento a volte non è poi così facile, dura ore e ore e ore, lui si sedeva accanto al paziente, gli metteva una mano sulla spalla e gli diceva: guardi, lo so che non è gradevole, però ci è capitata una tegola sulla testa. Parlava al plurale, era fantastico, mi commuove ricordarlo. E in quel momento il paziente usciva di lì rincuorato dal fatto che stava condividendo un'esperienza che non gli veniva tolta la speranza, che gli veniva rimandata una grande capacità rigenerativa e che tutto ciò che stava facendo era per consegnare un vecchio uomo a un'esperienza passata e per farne nascere uno nuovo. A me piacciono molto le parole di Cristo, tutti le leggono sempre solo in senso religioso, ma quando parla con Nicodemo, Cristo dice: la prima volta un uomo nasce da una donna, dal ventre di una donna, poi è chiamato a nascere dallo Spirito, è chiamato a nascere da se stesso. Ecco, questa, io faccio sempre in modo che la persona si ricordi questa frase in questo momento. Questo è un momento in cui rinascere da te stesso, da te stessa, è un'opportunità straordinaria. Ma questo non glielo dico con l'arroganza della PNL, di cui chi vuole manipolare un linguaggio, ma perché lo credo veramente. Lo credo veramente. Quindi è un'opportunità di conoscenza di me. Questo deve dirsi una persona. Ho delle persone che ho appena raccolto nel percorso, diciamo, dell'oncologia, e quelle che hanno ricevuto questo messaggio e l'hanno fatto loro, sono di solito soprattutto donne, devo essere sincero, stanno facendo passi da gigante, stanno revisionando tutta la loro vita. Non perché fosse sbagliata, ma perché in qualche modo tutto quello che apparteneva a quella personalità è stata favorente nei confronti dell'espressione di questa patologia. Ma tutto è nelle nostre mani. Quindi io direi che all'individuo io cerco sempre di passare la grande potenza che ha nel cambiare il proprio destino, o di migliorarlo, ma sicuramente di migliorare la qualità della propria coscienza. Questo è fondamentale. Perché io sono ancora di quelle persone che credono che, lasciata questa, la carcassa che ci è stata data per sopravvivere su questo pianeta, ciò che conta è ciò che abbiamo distillato nell'esperienza, e quella è la parte immortale di noi, insomma. Ma la patologia è uno dei momenti più grandi e più belli per fare questo lavoro, che è l'unico che conti nella vita. Ecco, io cerco sempre di dare all'individuo la sensazione che ha una grandissima opportunità di conoscenza di sé e di distillazione di coscienza. È fantastico questo. Se passa, direi che è un fatto pratico, perché poi passa ad essere una disciplina quotidiana. Nel momento in cui un individuo incomincia a meditare almeno due volte al giorno, mezz'ora, due volte al giorno, quando taglia le cipolle o prepara gli spinaci, lo fa in un modo diverso. È lì, è presente a sé. È tutto un altro mondo. E questo molto spesso lo dobbiamo a una patologia che ci ha risvegliato. Guarda, io la prima volta che sono entrato nel mondo tibetano,
pur essendo un cristiano, io adoro il mondo tibetano e lo frequento, perché insomma lo frequento costantemente anche con personaggi di alto lignaggio. Io conosco molto bene l'abate di Shargaden, quando viene in Italia ho garantito per lui in Italia la sua presenza nel nostro paese. Sono molto mal visto probabilmente dal governo cinese, ma questo mi lascia indifferente. Una delle prime volte che sono stato accolto dai tibetani, come saluto mi hanno dato una testata, ma una testata forte da non capire più niente. E allora, quando sono andato dal traduttore, all'epoca ero così un neofita, no? E lui mi ha detto: guarda che questo è un gesto di affetto infinito, perché ti rendono meritevole di risveglio. Ecco, io credo che una patologia sia una testata che ci permetta di risvegliarci. Quindi non di sederci e di lamentarci, ma di cominciare a lavorare seriamente su quello che su ciò su cui non abbiamo mai lavorato, magari, fin dalla nascita. Questa è la mia visione delle cose. E secondo me nessuno di noi è esente da questa esperienza. E quando ci sono passato io, inizialmente non ho avuto nessuno che mi ha aperto questa via, se non un medico che non faceva lo psicoterapeuta anche lui, ma questo circa 40 anni fa, di 40 anni fa, quando mi incontrò mi disse: guarda che le immagini che evocheremo dentro di te durante le sedute ipnotiche saranno molto più potenti di qualsiasi altro farmaco. Ecco, e questa frase mi rimase come unico aggancio per il lavoro, che poi sarebbe durato anni e anni. Ma io rappresento uno di quei pochi casi in cui, pur avendo avuto fenomeni nevrotici abbastanza seri, non ho mai fatto uso di psicofarmaci, ma solo di immagini. Grazie Raffaele, perché veramente le parole che hai detto non potevano trovarmi più in sintonia per quanto mi riguarda. Ed anzi, mi veniva in mente una riflessione, no? del rinascere a se stessi. Questa cosa secondo me potentissima e bellissima che hai detto, e che in un certo senso, appunto, noi consideriamo magari la malattia, una patologia, il momento migliore appunto per rinascere a se stessi, ma quanto sia importante poi continuare a rinascere a se stessi ogni giorno, no? Sì, perché vedi, poi è un lavoro pratico. Per esempio, adesso io non voglio essere autoreferenziale, però ho dovuto arrivare a questo proprio per non ricadere nelle trappole del Raffaele precedente, di quello. Quando uno mi dice: ti do la lampada di Aladino per tornare a 20 anni, io dico: no, io dammi i miei 40, ma i 20 no. Ecco, però se uno mi dice: con che piede sei sceso dal letto stamattina? Io me lo ricordo, perché in qualche modo l'ho deciso. Ecco, questa è poi una pratica quotidiana. Guarda, Cristo ci dice un'altra cosa molto importante nel Vangelo, quando un ragazzo si avvicina a lui e gli dice: io voglio venire con te, voglio lasciare tutto, voglio seguirti, maestro. E allora, perché Cristo non è che fosse poi così buono, cioè, si volta e dice: ok, va bene, vieni, lascia tutto, vieni con me, dai, vieni via così. E lui fa: no, adesso non posso, perché è mancato mio padre, devo seguire le esequie di mio padre, no? E lui fa: lascia che i morti seguano i loro morti, no? Come dire, quelli che sono intrappolati nelle ritualità non hanno capito niente dello spirito. Lo spirito è qui e ora, o scegli adesso oppure rimani lì. Ecco, questa cosa è un atto rivoluzionario potente, potentissimo. È questo che ci richiede la guarigione, a volte. Ma non è facile, non è facile. E abbandonare tutto non significa solo abbandonare il denaro, queste stupidaggini, significa abbandonare le convinzioni, no? Abbandonare ciò che noi crediamo di essere, ciò che crediamo che sia indispensabile per noi.
E quindi la malattia è una costante proposta di presenza qui e ora. Lo so che è una cosa che si dice spesso, no? Ormai sono moltissimi anni e a volte ce la, è bello perché ce la ricordano anche i giornalisti, no? Anche gli opinionisti, però mentre lo dicono ti accorgi che loro non vivono nel qui e ora, perché non sanno dove hanno messo i loro piedi in quel momento, non sanno se hanno le gambe accavallate, non sanno cosa fa la mano sinistra, la destra tamburella su un tavolo, quindi qui e ora non esiste in questo caso. Il corpo fisico poi ci richiama molto a questo. Senti Raffaele, noi ci chiamiamo, la nostra, il nostro podcast si chiama Alla ricerca dell'anima e quindi tutti gli ospiti che vengono a trovarci rispondono ad una semplice domanda, e cioè che cos'è per te l'anima? Allora, per me l'anima, se dovessi, io ho una visione, adesso dico una cosa culturale che serve, ho una visione platonica e plotinica dell'anima, no? Ma se dovessi sentire che cos'è, è una specie di strumento di cui ci viene dato solo il dispositivo all'inizio della nostra vita. E il nostro lavoro la costruisce costantemente e quotidianamente. Cioè, gli uomini e le donne di buona volontà non sono stati fortunati perché sono nati con la buona volontà, ma hanno lavorato su questa interfaccia sottile che lega l'esperienza della corporeità allo spirito. Noi siamo qui per fare qualcosa, per fare un'esperienza che attraverso l'anima arrivi allo spirito. Quindi dobbiamo dedicare al fare anima, come diceva Hillman, direi buona parte della nostra giornata. E quando ci distraiamo da questo lavoro, quel signore con le corna incomincia a lavorare al nostro posto, no? Se vogliamo chiamarlo ironicamente così. Quindi l'anima è frutto di un lavoro costante. Noi veniamo forniti, questo io lo eredito dalla quarta via, perché lo sento mio, poi probabilmente altri si sentono già dotati di anima. Io sento che la mia anima è stata, fino ad oggi, e il lavoro è ancora molto in alto mare, ma è stato frutto di un duro lavoro, di presenza, presenza al linguaggio, presenza al corpo. Tutte le volte che apriamo bocca dovremmo aspettare 10 secondi, evitare di ferire qualcuno, evitare di distruggere qualcosa, evitare di vendicarci a parole di qualcosa. È un lavoro duro, è un lavoro costante, però credo che ci sia un premio finale interessante. Grazie Raffaele, grazie, grazie a voi, grazie davvero, grazie per essere stato qui con noi. È stato un onore stare con voi. Un onore tutto nostro. Veramente. Grazie infinite. Grazie ed anzi speriamo che potrai tornare a trovarci quanto prima. Ma volentierissimo, quanto volete ci sono, tranquillamente. Poi con Giampaolo faremo un'esperienza didattica insieme, no? E quindi avremo modo di incontrare. Purtroppo ieri avevamo programmato un incontro, ma un lutto familiare ha rallentato le cose. Io poi vengo sempre chiamato proprio per portare questo messaggio, che ci si sofferma sul dolore degli abbandoni, ci si sofferma sul dolore della morte, però è meglio che i morti seppelliscano i loro morti, noi si continui invece a lavorare su ciò che veramente conta, perché neanche noi siamo immortali. Questione di 20, 30, 40 anni, poi però ci tocca. Grazie ancora Raffaele, grazie. Ciao. Grazie, ciao, ciao a tutti. Grazie, ciao. Davvero. Giampaolo, che dire, che bell'incontro, no? Che è stato quello con Raffaele. Straordinario. Io consiglio a tutti di andarcelo a sentire in ogni occasione, perché è sempre un arricchimento molto forte e devo dire che per tutto il tempo che ha parlato mi echeggiava nella mente la parola di Gesù Cristo, che poi lui ha nominato, quando dice: non si mette il vino nuovo in otri vecchi.
vecchi, perché altrimenti gli otri vecchi si rompono. Ecco, questo penso che sia il momento di mettere il vino nuovo negli otri nuovi, cioè di cambiare proprio prospettiva nel guardare alla nostra vita, e sentire un medico che ci esorta a questo è molto 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 importante, perché ci fa avere uno sguardo nuovo rispetto a quell'esperienza straordinaria che è la malattia, che è sempre un dono accettato con fatica, ma poi che porta assolutamente sempre una perla sì. dentro. E allora io ti saluto e ci sentiamo alla prossima tappa del nostro viaggio. Non mancherò. Ciao. Ciao Gianpaolo, un abbraccio. E grazie a tutti voi che siete arrivati fino a qui. Speriamo di avervi portato una lampadina accesa in più sulla vita e sulle cose che accadono e che possono accadere in una vita. Se vi va, fate sapere ai vostri amici che ogni settimana vi è un podcast che si propone di portare un po' di consapevolezza in più in tutti noi. Alla prossima. Ciao. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Gianpaolo Del Bianco.